Ciao a tutti, torna da Lucky Master e vediamo un po' se riusciremo a portarci a casa a questo punto contro il nostro avversario di oggi, 2303. A6 la tentazione è fortissima, ma anche la difesa russa ci ha portato bene in questo periodo. Peccato che il nostro avversario non ci dà la possibilità di giocarla. Quindi si procede in stile di gambetto. E noi in maniera molto solida pensiamo al rapido sviluppo dei pezzi. L'alfiere in E7 va bene. Si impedisce al cavallo di rimanere inchiodato da un eventuale alfiere G5. E mi aspetto un alfiere C4, alfiere E3. Alfiere F4, arrocco, torre 1. Ok, arrocchiamo ben volentieri. Bisogna fare attenzione ad una mossa come donna D2, perché l'idea è probabilmente l'arrocco. Quindi sviluppiamo un pezzo premendo sul cavallo D4. E in caso di cavallo C6, B per C6 ci darebbe la possibilità di attaccare. Cambiamo volentieri in D4 e vediamo come la donna bianca di fatto abbia perso un tempo. Prima in D2, poi in D4. Come riusciamo a sfruttare eventualmente questa perdita di tempo? Alfiere E6 è molto spontanea e si attacca il pedone in E2. Il bianco consolida il pedone in E4 e adesso però dobbiamo trovare la quadra, fermo restando che la spinta del pedone C andrebbe ad indebolire in maniera significativa il pedone D6. Un'idea interessante è B5, sacrificando eventualmente un pedone per premere su B2. Eventualmente per anche H5 non è male, con idea di A4 e A3. Andata. A5 può essere fastidiosa per il nostro avversario. E in caso di E5, D per E5, donna per E5, la torre attacca la donna, però abbiamo la possibilità comunque sia di salpare l'ancora verso nuovi orizzonti. Qui il nostro avversario ha sviluppato l'alfiere in C4 e qui penso che sia cosa buona. A4 sacrificheremmo. Però avremmo la colonna aperta. Io direi, giochiamo donna C8. Donna C8 è interessante perché abbiamo in alcune varianti la possibilità di giocare donna E6, proponendo il cambio delle donne e attaccando i raggi X. Il pedone in A2 e in caso di cattura del pedone C7 avremo l'interessante torre F in C8 che andrebbe ad attaccare la donna in C7 e il cavallo in C3, difensore di A2, casa su cui potrebbe piazzarsi la nostra donna E6. Quindi la posizione comincia a farsi complicata e interessante. Briscole del nostro avversario sono cavallo B5, sì, cavallo D5, E5, torre A e scusate, torre H1, oppure anche G4 con idea G5, poi H4 e H5. Il nostro avversario ha scelto questo piano. E adesso non so se è arrivato il momento
di giocare in maniera aggressiva, dando eventualmente il pedone in C7. Che dite, cari telespettatori? Andata, andata, andata. Proponiamo il cambio delle donne e in caso di donna per C7, torre FC8, attaccando la donna nemica. Minuti e 9 per il buon Lucky, 7 minuti e 10 per il nostro avversario, il quale adesso deve decidere un po' che piega dare a questa posizione, a questa partita. Sicuramente le possibilità di attacco contro il re in G8 ci sono. D'altro canto, bisogna capire se è interessato oppure no ad un cambio. Qui il cambio a me non dispiace affatto. Facciamo un piccolo passo molto interessante verso il finale. Si sgombera la casa F6 per il nostro alfiere, cosa pure interessante. Qui si attacca il pedone in B7. Cambiamo le donne, via. E adesso alfiere F6 andrebbe incontro alla fastidiosa G5. La torre in D5 è molto forte, attacca il pedone A5. Dobbiamo inventarci un qualcosa. Che cosa può essere questo qualcosa? Torre FN8 mi piace. L'idea è quella di trovarci con un pezzo pesante lungo la colonna E, in caso di apertura di questa colonna con E5. Tarpiamo le ali ad un eventuale C5 a costo di piazzare tutti i nostri pedoni su casa scura. Torre AD8 giocabile. La torre in D8 rimane comunque difesa due volte. E qui direi che la posizione sembra abbastanza pari, anche se bisogna fare attenzione a queste marce fastidiose del monarca avversario. Quindi, primo step potrebbe essere H6, tenendo d'occhio la casa G5, mossa che potrebbe essere fastidiosa se giocata dal bianco, mossa con cui si attaccherebbe il nostro alfiere in F6. Invece adesso possiamo giocare alfiere F6 senza temere G5. Finale molto interessante, e qui l'idea è quella di piazzare l'alfiere in F6 e poi il re in E7. E probabilmente la posizione finirebbe pari. E tutto sommato, contro un avversario 2300, potrebbe andare. Ok, qui si scioglie la tensione. D'altro canto, il bianco attacca quattro volte il nostro punto D6, quindi ben volentieri passiamo al cambio. Torre di 8 abbiamo detto prima che per fortuna è difesa abbondantemente. Riprendiamo di torre per alleggerire la pressione. Sicuramente l'alfiere in D8 non brilla per attività. Tutto su casa scura contro ogni dogma, ma intanto guadagniamo un tempo attaccando l'alfiere nemico. E apriamo un varco per il nostro re che deve correre verso il centro il prima possibile.
adesso cominciamo in qualche modo a spingere tutti i nostri pedoni verso Casa Chiara. E il primo passettino da fare è G6. Qui proprio vediamo come questo alfiere sia parecchio limitato nei suoi movimenti, ma in ogni caso cercheremo di sfruttare al meglio le cartucce che abbiamo a nostra disposizione. Qui F5 è pericolosa. Anche C5, perché potrebbe esserci la manovra Re C3, B3, A4, B5. E allora tanto vale giocare C6. L'alfiere continua a difendere il punto debole costituito adesso dal pedone in B6. Il pedone C6 tiene d'occhio D5. Il pedone B6 tiene d'occhio C5. In caso di spinta del bianco in C5 abbiamo B5. Quindi adesso penso che possiamo permetterci anche una mossa come F5. Eh sì. Attacchiamo G4. Ma soprattutto sgomberiamo la casa F6 per attaccare il re nemico ed eventualmente guadagnare il pedone B2. E qui vediamo come il buon Lucky in questo finale di Alfieri in qualche modo cominci a sentirsi più a suo agio. Scacco lo diamo volentieri. Adesso qui abbiamo addirittura la possibilità di giocare una mossa interessante come alfiere E5. E in caso di cambio degli alfieri avremo comunque sia il nostro re un po' più attivo e di fatto la cattività del nostro alfiere andrebbe a scomparire con l'alfiere stesso. Prima abbiamo cercato di piazzare alcuni dei nostri pedoncini su Casa Chiara. E adesso, manovrando, vediamo come, oltre che essere in vantaggio di tempo, abbiamo anche il re che, in caso di cambio, potrebbe essere leggermente più attivo. In quarta traversa contro la terza del re bianco. Partita interessante. Oggettivamente mi è piaciuta, il bianco è partito lancia e resta con l'apertura del centro, rapido sviluppo dei pezzi, arrocchi eterogenei e poi di fatto abbiamo visto come semplificando la posizione, mantenendo l'equilibrio, alla fin fine si sia riusciti comunque a trovare una quadra, quantomeno per approdare ad un finale che di primo acchito sembra pari. Tra l'altro, faccio notare che si attacca anche il pedone in H2. C'è da dire che in caso di alfiere A7 sarebbe opportuna una mossa come alfiere C7, difendendo il pedone B6 e poi anche marciando con il re per catturare il pezzo bianco ingabbiato. Il bianco si decide per questa variante e adesso qui dobbiamo capire se abbiamo il modo di entrare nella difesa nemica. F4 guadagnerebbe spazio, ma non credo che questo sarebbe sufficiente. Stesso discorso per il cambio. Vediamo con G5 cosa succede. Ora, in caso di cambio, dovremmo avere una struttura pedonale sul lato di re migliore. Nel caso in cui il bianco non cambiasse, deve fare attenzione allora all'eventuale ingresso del nostro monarca in F4. E qui è una gara a chi riesce a risparmiare più tempi da giocare, onde evitare di cadere in Zeitnot. Qui il bianco si ritrova sempre con la briscola di H3 tra le varie.
Già. Probabilmente questo finale al gioco corretto è pari, eh. C'è anche da dire che abbiamo più tempo a disposizione, quindi magari possiamo anche speculare su questo elemento, che in una partita rapida è nell'ordine delle cose. Quindi, cito il grande Tal, sommo, a volte il tempo che ci manca è più prezioso del materiale che abbiamo sulla scacchiera, ed è una frase bellissima. Veramente bellissima. E adesso vediamo come i nostri 3 minuti e 11 abbiano un peso importante contro il minuto e 7 del nostro avversario. Avversario che potrebbe puntare, comunque sia, a crearsi un controgioco attaccando i nostri pedoni del lato di donna. Eccolo lì, arrivata puntuale questa scelta. Adesso abbiamo 3 minuti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Cambiando in C4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, arriva prima lui. Interessante. E su A4 cerchiamo anche nel nostro controgioco. Comincia la gara chi arriva prima, qui cambiamo volentieri. Qui catturiamo volentieri il pedone F3 e qui in teoria. Ora abbiamo 2 minuti, 1, 2, 3, 4 e 5, 1, 2, 3, 4 e 5, però abbiamo la mossa, 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo a catturare questo. Andata. E poi ci giochiamo eventualmente il finale. No, però promuove con scacco. Promuove con scacco. Che gli attura, va bene. Pariamo. C'è da dire che abbiamo questo pedone H6 che è la nostra briscola, nonché il minuto di vantaggio. Scacchi non ne vedo, quindi possiamo fare un passetto con il nostro pedone. E qui forse forse siamo riusciti nella magia. Non dobbiamo calare la guardia, ma il nostro avversario ha abbandonato, forse sconfortato dal poco tempo a disposizione, nonché dalla posizione, curioso di sapere cosa ne pensa il motore, passiamo subito all'analisi. Gran bella performance del nostro Lucky, che è partito sornione e poi nel finale ha espresso il suo miglior gioco. Cerchiamo subito conferma al motore, chiediamo volentieri l'analisi. Partita questa qui che si chiama Philidor Defense, bellissima. Abbiamo giocato senza saperlo una bella Philidor. Qui la somma teoria consiglia E per D4, cavallo F3 teorica, e qui avremmo dovuto giocare secondo il motore alfiere B4. Noi, molto più modesti, caratterizzati da uno stile di gioco decisamente chiuso, abbiamo optato, senza pensarci troppo, per D6. Continua adesso lo sviluppo in un'apertura che vede il bianco il vantaggio secondo il motore, ma sinceramente nel nero non vedo nessuna pecca nessuna pecca posizionale. No, tutto questo svantaggio non lo vedo, sinceramente. Ambo i giocatori continuano col giocare delle mosse normali, apparentemente buone.
cavallo D4 è sensata, e qui avremmo dovuto giocare A6, anche se qui il buon Lucky è fedele al suo stile e gioca una mossa di sviluppo. Fp3 funziona, di nuovo A6 era la cosa migliore, però A5 per un umano è una di quelle cose che dà fastidio. Ci si lancia all'attacco. E il nostro avversario può perdere la bussola. Anche lui sviluppa un pezzo e qui avremmo dovuto giocare cavallo D7. In realtà abbiamo alleggerito la posizione. C6 a me non piace affatto in questa posizione, ho preferito donna C8. A4 era la mossa migliore, ma oggettivamente per un umano non è facile indebolire il lato su cui si trova il proprio re. E quindi G4 è comunque una buona mossa, e al posto di torre D8, donna E6. Vantaggio addirittura di 2 punti, però vediamo come il bianco avrebbe dovuto accettare il pedone in C7, da considerare anche questo. Chi gioca una variante come quella scelta dal bianco, difficilmente tenderà comunque sia a guadagnare qualche pedone per aprire all'avversario delle linee di attacco contro il proprio re. Proprio per esperienza capita poco. E infatti, pur avendo a che fare con un 2300, il nostro avversario gioca una mossa naturale come cavallo D5, che però di fatto va a sciupare buona parte del vantaggio. Adesso la posizione è di assoluta parità. Qui dovevamo spingere in A4, ma potendo entrare in un finale ben volentieri, ci tuffiamo a capofitto e vediamo cosa succede. Qui, tra l'altro, le mosse del nero sono molto spontanee. Il bianco non riesce a concretizzare. Qui cambiamo la qualunque. E qui in questa posizione il motore dà vantaggio netto di 0,7, quasi un pedone, al nostro avversario. Quello che il motore non sa è che il buon Lucky ci sguazza in questo tipo di finali, mentre magari il bianco, più portato a attacchi feroci alla garibaldina, magari si sente un po' più perso. E vediamo proprio come a poco sia totalmente sfumato il vantaggio che aveva. A poco, posizione di assoluta parità. Il bianco non è stato in grado di aumentare, neanche mantenere, quello che era il vantaggio ottenuto. Non soltanto, ma il buon Lucky continua a manovrare con una certa sicumera, nonché con un vantaggio di tempo. E qui vediamo il segno meno. B4 al motore non piace, anche se ancora è tutta da giocare. Si cambia qui. Ahimè, ci dobbiamo ritrovare col nostro re in H2, quindi il bianco promuove con scacco. E in questa posizione il motore, sebbene valuti la posizione come pari, di fatto vede che il bianco ha abbandonato. D'altro canto, gli rimanevano 34 secondi al nostro avversario. Noi avevamo 1 minuto e 33. Avevamo il re pronto a sostenere la marcia del pedone H, e con la donna vicina al re, il bianco doveva fare attenzione ad eventuali cambi di donna che avrebbero successivamente permesso al nero di andare a promuovere il pedone H. E qui la posizione è pari, ma nella sostanza il bianco con 34 secondi avrebbe dovuto trovare il seguito giusto. Sfido chiunque a riuscirci. Da bianco io avrei continuato a giocare a prescindere, a costo di commettere un errore fatale, ma tanto rispetto all'abbandono, l'errore fatale non avrebbe cambiato le cose.
Quindi avrei provato a dare scacchi avvicinandomi con il mio re sperando di intrappolare il re nero sulla colonna H. Così non è stato. In questo modo il buon Lucky recupera parte dei punticini che ha perso finora e sono stati tanti. Bella performance di entrambi i giocatori, comunque 94 e 95% in questa Philidor. E Volati guadagna più 6 punti, quindi pian pianino prova a riavvicinarsi verso i 2300. Che dirvi, in questa posizione spero che la partita vi sia piaciuta. Ricordatevi, il like, spargere la voce, commentate, divertitevi, godetevi la serata e alla prossima, un saluto a tutti. Ciao, fantastico.